ragazzi, bentornati. Finalmente, dopo un po' di tempo che non stavo caricando video, oggi abbiamo un nuovo video su degli articoli che ho comprato. Appunto, non ho caricato video perché stavo aspettando questi articoli e andiamo subito a vedere quali sono. Abbiamo questo nuovo tappetino nero che stavo aspettando da molto tempo ed ero indeciso su quale prendere perché quello il vecchio blu, gli ho dato fuoco semplicemente perché mi stava altamente sulle palle. Ho comprato questo qua in gomma, così non si sposta. Invece il vecchio tappetino blu si spostava e mi dava assai fastidio. E adesso iniziamo subito a vedere, gli articoli che ho preso, anzi, i mazzi che ho preso. Però prima vi lascio qui sotto il link del sito che si chiama Fabbrica Magia. È un ottimo sito sia per la rapidità delle consegne, sia per la qualità degli oggetti e la quantità degli oggetti, perché ha una vastissima scelta di oggetti. Andiamo subito a vedere che cosa ho comprato. Ho comprato il classico Tellio rosso, l'ho ricomprato perché il vecchio mi si è letteralmente distrutto, ok? Io avevo anche il Tellio blu e il Tellio nero, ok? Quindi adesso ce li ho tutti e tre nuovi, perfetto. Andiamo subito a vedere, non ve lo sto neanche a far vedere perché tanto sapete già com'è, ok? Andiamo a prendere il primo mazzo importante, diciamo. Abbiamo il mitico Tragic Royality, ok? Bicycle. Andiamo subito a vedere il Joker di fiori, il Jack di fiori, scusate, con la faccia simpatica, ok? Andiamo ad aprirlo, ovviamente gli ho già tolto le pellicole per velocizzare un attimo, ok? Apriamo questo mazzo e abbiamo carta di pubblicità, ok? Un'altra carta di pubblicità, i Joker sullo sfondo grigio, ok? Il colore principale è il grigio, come avete potuto ben immaginare. Ok, le carte sono un po' diverse dal normale, per esempio l'asso di picche è fatto diverso con le ragnatele, ok, il ragno a fianco e le sagome sono un po' diverse, infatti se andiamo a vedere le picche sono un po' diverse. Ok, qua abbiamo i Joker, andiamo a vedere le figure sono davvero simpatiche, ok, faccio vedere Joe, Jack, donna, il K. Ok, andiamo a vedere i quadri sono un po' diversi per via di questi ghirigori. Ok, andiamo a vedere le figure, boh, qua si assomigliano tutte. La figura più simpatica era il capo dei cuori, eccolo qua. Perfetto, lo faccio vedere. Boh, questo mazzo non ha niente di particolare, tranne le figure che sono molto simpatiche. E questo era il Tragic Royality. Vi faccio vedere le stesure, ok, davvero un ottimo mazzo. Ah sì, il retro vi devo far vedere, eccolo qua. Il retro che è simile al bicycle normale, soltanto grigio, scuro dentro, chiaro sul lato e contornato di rosso e gli angeli in rosso. Ok, vi faccio vedere come vengono i ventagli. Scusate. Eccolo qua. Ok, questi sono i ventagli, vi faccio vedere le stesure. Ok, perfetto. Davvero un ottimo mazzo. E questo mazzo l'ho preso e l'ho pagato circa, mi pare, 5 euro questo mazzo. Comunque ne vale davvero la pena. E questo era Tragic Royality. Andiamo a vedere un altro mazzo di cui vado molto fiero, che è il Bicycle Limited Edition. Ok, le carte sono completamente uguali a quelle del bicycle normale, ma cambia una cosa sulle carte. A parte i Joker che sono diversi, così ve li faccio vedere. Ok, cambia il retro perché il retro è a dir poco fantastico. Difatti è blu con i due angeli classici in bianco con altre figure, ok? Vi faccio vedere che
Per il resto il mazzo è completamente uguale a quello normale. Qua abbiamo una carta di pubblicità. Andiamo a vedere il retro. Il retro che mi piace moltissimo. Questi sono i nastri. Questi sono i ventagli. Ok? Faccio vedere un ventaglio sul retro. Occhio. Eccolo qua. Davvero un bellissimo mazzo. Ok? E questo qua l'ho pagato, a dire il vero, anche questo 5 euro l'ho pagato, quindi ne vale la pena. Eccolo qua, questo era il Bicycle Limited Edition. Eccolo qua, questa è la scatola, perfetto. Andiamo a vedere un mazzo del quale vado molto fiero e soprattutto che tratterò come un figlio, che è il Ghost Black 2. Eccolo qua. Andiamo subito ad aprire il mazzo e ve lo faccio vedere. Andiamo subito a vedere la scatola, che è fantastica, ok? Il retro è bellissimo. Qua abbiamo l'unica carta normale del mazzo, ok? Per eventuali giochi da fare, ok? Carta di pubblicità. E iniziamo subito con le carte che dovrebbero essere rosse, ovviamente è in bianco sullo sfondo nero, e le carte rosse hanno il simbolo rosso, ok? Vi faccio vedere 2, 3, così via. L'asso, anzi, abbiamo i Joker qua, ragazzi. I Joker, che sono quest'uomo con la mano davanti, che sarebbe il fantasma, no? Ghost. Su una mano non ha niente. Mentre l'altro Joker sulla mano ha la JS, che sarebbe Jack of Spades, quindi il Jack di picche. Quindi possiamo fare diversi giochi. L'asso di picche è bellissimo, faccio vedere. Eccolo qua. Le carte sono tutte bianche su sfondo nero, tranne le carte rosse che hanno il simbolo in rosso. Le figure assomigliano molto a quelle del Tiger Red o Tiger. Ok, vi faccio vedere le stesure. Ok, vi faccio vedere i ventagli, che sono del poco fantastici. Guardate che spettacolo. Ok, faccio vedere un ventaglio da sopra. Guardate. Ok, questo è davvero un ottimo mazzo. E l'ho pagato esattamente, questo l'ho pagato 10 euro. Eccolo qua. Questo era il Tiger, no scusate, il Ghost Edition 2. Ok, andiamo a vedere l'ultimo mazzo. Guardate che spettacolo, il Carnival Inferno. C'è poco da dire perché è davvero fantastico. Andiamo subito ad aprirlo. Questa cosa qua io credo che... Odio le Illusionist soltanto per questa pellicolina qua, ok? Andiamo a prendere questo mazzo di poco fantastico, guardate che spettacolo. Andiamo a vedere i Joker, che sono questi due angeli, che sono diversi perché uno ha gli occhi e le corna, mentre l'altro no. Il retro delle carte, fantastico. Gli assi sono uno diverso dall'altro. L'asso di picche col teschio, ok? 2, 3, 4, 5, bla bla bla. Le figure, occhi rossi e forche, ok? Asso di quadri col teschio. Questi sono i quadri, ok? L'asso di fiori col teschio all'interno, ok? E asso di cuori, bellissimo l'asso di cuori, ok? E poi abbiamo una carta vuota, ok? E abbiamo una carta di pubblicità. Questo è uno dei mazzi, anzi forse è il mazzo più bello che io abbia, ok? Questi sono i nastri, questo è il ventaglio, davvero bellissimo questo mazzo, mi piace assai. Ok, e
questo mazzo l'ho pagato 9,99 euro, 9,90 euro, boh, comunque non cambia molto. Andatevi a vedere questo sito, ok, ve lo lascio qui sotto, ripeto, Fabbrica Magia. Se avete dubbi o volete sapere di più su un mazzo, contattatemi e grazie mille.